C'è staffetta perché arriva Alberto Dossena, sì, già i nostri microfoni, eccolo qua, ciao Alberto, buon pomeriggio, arrivano altre indicazioni, no? È importante mettere questi minuti nelle gambe, e bene anche dal punto di vista del carattere perché siete andati a cercare il pareggio voluto fortemente alla fine. Sì, sicuramente sappiamo che sono amichevoli che ci aiutano a mettere minuti sulle gambe, veniamo da una settimana dura dove stiamo lavorando sodo mattina e pomeriggio. Quindi prendiamo queste amichevoli come uno sprint per il campionato. Come ha detto Brian, meglio nel secondo tempo, però avete preso qualche contropiede di troppo che poi è costato anche i due gol praticamente. Sì, ci stiamo lavorando sul nuovo modulo, ci sta ancora qualche leggerezza, però credo che abbiamo fatto un buon secondo tempo. Dobbiamo migliorare tutti, soprattutto di gruppo ancora, con nuovi integrati e nel modulo nuovo, come stiamo facendo tutta la settimana. Ecco Alberto, a proposito di modulo, c'è questo diciamo dilemma che praticamente si parla di difesa a 4 o difesa a 3, che ovviamente ti vedrebbe, diciamo, questa differenza tattica ti vedrebbe esposto tra virgolette tra i protagonisti della difesa. Insomma, tu l'anno scorso hai giocato a 3 e hai mostrato veramente di avere tantissimi pregi, è stata in qualche modo anche una sorta di scoperta al grosso pubblico, visto che probabilmente non giocavi perlomeno nella seconda fase del campionato con questa continuità e con andando anche, diciamo così, sempre meglio in progressione. Ecco, quest'anno in effetti c'è molta concorrenza lì dietro perché è arrivata gente anche di esperienza, di carattere, di carisma, vedi Gennaro Scognamiglio, ci sarà da impegnarsi molto di più sul piano personale. Ma credo sia giusto, no? Che arrivi gente per migliorare, per rinforzare la squadra, per puntare a vincere il campionato, perché questo è il nostro obiettivo. Adesso la prima settimana che lavoriamo, poi il mister farà le sue decisioni e noi diamo il massimo per farci trovare pronti all'inizio del campionato. Appunto, tu parlavi di vittoria al campionato, da dove si riparte? Si riparte dal gruppo, che siamo un gruppo coeso, forte, ci sono nuovi arrivati, ci daranno una mano e tutti insieme dobbiamo fare meglio dell'anno scorso.